precede il nostro moderatore, per raccontarvi un esempio di innovazione che è davanti agli occhi di tutti. Potete scegliere voi tra un esempio nel campo del tessile oppure nel campo dell'elettronica di consumo. Che cosa preferite? Tessile. Pardon? Elettronica. Elettronica? Allora facciamo un classico. Prendiamo, qual è l'azienda dell'elettronica più innovativa di tutte? Apple. Perché? Dove innova? L'iPhone facciamo, Dove innova? Innova nel dispositivo, quindi nel prodotto, giusto? Chi ha che ha un prodotto Apple con sé? Fatelo vedere. Giratelo su, fatelo vedere. Grazie. Giratelo di spalle. Che cosa c'è dietro? C'è un disegnino, giusto? Una? Meno. Innovativa. Il morso però, non una fila così. Quindi la Apple è innovativa, stiamo vedendo in due campi. Il primo campo è quello del prodotto d'eccellenza. Il secondo è che è la comunicazione, nel rapporto con il cliente. Questo rapporto con il cliente è avanzato in tanti modi, non solo per la Lega, ma perché è l'unica azienda di elettronica di consumo che ha il suo negozio fisico, dove voi andate e la Apple controlla l'esperienza che voi fate quando acquistate. Quindi già due punti. Poi dov'è che fa ancora innovazione la Apple? Io direi nei profitti, quindi nei ricavi. Perché fa innovazione nei ricavi? Da dove guadagna la Apple quando voi acquistate un telefonino, un iPhone? Dove guadagna? Guadagna dalle applicazioni, dalla vendita del prodotto e poi da altri servizi, sì, e poi dalla vendita della la musica, giusto? Corretto? Comunque Apple con questo sistema riesce ad avere tanti flussi di ricavi, non un solo flusso di ricavi quando viene acquistato il prodotto, ma tanti continuativi una volta che il cliente ha già acquistato il prodotto, che durano nel tempo. Poi un altro punto dove la Apple innova molto, chi è che ha un iPad? Una tavoletta dell'Apple. Perché è stato costruito quell'oggetto lì? Chi è il cliente? Il professionista? No, tutti. Chiunque. Io sono uno specialista di informatica e quando l'ho visto la prima volta ho pensato, ma cos'è questa cosa? Non mi servirà mai un giocattolo. È stato pensato per mia mamma e sua mamma. No, per chi sta fuori tutto il giorno. Per chi sta fuori tutto il giorno, per chi non vuole avere complicazioni. Quindi anche dal punto di vista di a chi ha mirato la Apple quando ha prodotto questo prodotto, ha fatto un'innovazione e sta andando avanti. Quindi cominciamo a vedere che i punti di innovazione cominciano ad essere tanti: il prodotto, la relazione con il cliente, il post, il canale con cui vi raggiunge, quindi l'Apple Store, poi la fascia di clienti che ha mirato, poi il modo in cui ottiene dei ricavi. Siamo già a 5, quelli standard sono di solito 3. Poi, quali sono le altre innovazioni, quali sono le risorse innovative di Apple? Ce n'è una che è venuta a mancare da poco. Certo. È un genio, e quindi siamo già a 6. Insomma, non continuo così, però io potrei andare avanti e elencarvi 9 elementi di innovazione in tutta l'area dell'azienda. Questi 9 elementi di innovazione non sono uno distinto dall'altro, ma uno rafforzato, e sono un sistema. Ogni elemento contribuisce a aiutare l'altro e quindi permette o ha permesso a questa azienda di essere una delle migliori. Come funziona questo gioco? Funziona così, funziona che questo signore, questo Alexander Osterwalder, si è inventato un modello mentale, quindi un concetto, quindi anche un linguaggio e un metodo, per fare innovazione in questi 9 punti. Si tratta di questo schemino che trovate in giro per internet e dentro
quanto una chiave e la struttura dei posti. Con questo semplice modellino si riesce a ragionare tutti insieme, parlando di strategia e parlando delle stesse cose nello stesso modo. Quindi possiamo avere un linguaggio comune per dire le stesse, ragionare sugli stessi argomenti, e questo linguaggio prima non esisteva. Quindi oggi bisognerà cogliere questa opportunità che tante altre aziende in tanti altri paesi del mondo raccolgono. E quindi di nuovo io e Sergio siamo qui per cercare di proporvelo e stimolarvi a cercare di più. Grazie. Si tratta